galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche. Siamo qui ancora con la rubrica Dadi in faccia e stavolta giochiamo a Warcry. Oh, gioco nuovo, nuovissimo, appena uscito, che ti mette al comando di una banda di aspiranti prescelti che cercano di entrare nelle grazie del dominatore della fine dei tempi o dell'Everchosen del caos, Archaon, sfidandosi e cimentandosi in una serie di battaglie via via sempre più cruente, fino a quando solo il migliore potrà presentarsi davanti al prescelto eterno e ricevere la sua approvazione. Questo di base, in realtà poi sappiamo che il gioco lascia un'apertura anche a bande di Stormcast piuttosto che altri modelli di altre fazioni. Beh, loro probabilmente vorranno uccidere Arca o no, comunque provarci, quindi comunque si arrampicheranno nella Varan Tower, giusto? Si gioca nella torre principale del... Comunque siamo qui per vedere come funziona questo gioco e giocare insieme a voi. Quindi cominciamo. Ale, come al solito, il nostro paesiello ha scelto quelli rossi, chissà come mai. Che Korn non importa da dove scorre il sangue, quindi... E per esclusione... Io mi prendo invece i bestiacci. I miei dadi, fedelissimi dadi rossi. Quindi sono a tirare 6 dadoni per cominciare e vediamo un po'. Cosa faremo? Allora, dovremo in questo scenario, lo scenario che è stato estratto, perché dalla scatola base di Warcry è possibile generare un'infinità di scenari, sia come schieramento che piuttosto come obiettivi e come imprevisti sul campo, che ci permettono di creare partite sempre diverse. Noi questa volta abbiamo sorteggiato mantenere le conquiste come condizione di vittoria, quindi ci sarà da conquistare un obiettivo. Come schieramento è la caccia. E come imprevisto sul campo di battaglia avremo un regolamento di conti che aumenterà di brutto la forza delle nostre armi sul campo di battaglia, come Korn ovviamente comanda e gradisce. Quindi ci sarà da spareggiare prima di tutto chi sarà di noi l'attaccante o il difensore, chi sarà il giocatore rosso o il giocatore blu all'interno dello schieramento. Esatto. Siamo d'accordo? Ok. Tiriamo un dado solo, che fa più alto? 4. Ma qualcuno fa 4 e quindi... Io faccio il rosso. E io faccio il blu. Tu farai il blu sicuramente. Vediamo chi di noi sarà l'attaccante o il difensore. 2 pari. Dobbiamo ritirare di nuovo il dado. 4. 3. A questo punto controllo, visto che ho fatto il rosso, come sono messo sullo schieramento, che è importante capire anche questo. Ok, Francesco ha un RN2, io non ho nessuno, quindi a questo punto io farò il difensore. Ok. Che è adattissimo per i modelli di Korn, mi dicono ovviamente. Beh, stiamo controllando una sacra reliquia del dio del sangue, quindi posizioniamo potrebbe essere... Posizioniamo la reliquia. La reliquia deve essere entro 6 dal centro, siccome io ho il vantaggio di poter schierare il mio scudo, che è parte dello schieramento del mio esercito, proprio sopra l'obiettivo, io metterò questo modello direttamente l'obiettivo proprio al centro del campo. Schieriamo insieme. Sì. Ok, quindi dobbiamo schierare. Tanto abbiamo già deciso quale abbiamo dovuto, non vi abbiamo detto che le bande vanno divise in 3 micro schieramenti con delle regole particolari. Abbiamo il pugnale, il martello e lo scudo. Quindi sulla scheda dello schieramento ti dice già dove va la parte della banda denominata lo scudo, dove va la parte del pugnale e dove va la parte del martello. Okay. Quindi possiamo già posizionare, perché tanto comunque non cambia. Il mio scudo è composto da il mio alfiere fedelissimo, che si posizionerà sopra l'obiettivo, un altro guerriero, questi si posso schierarli entro 3 dal punto segnato sulla mappa, quindi in realtà dal centro io schiererò i miei 3 modelli a protezione dell'obiettivo. Dopodiché schiererò il mio martello a 8 pollici, quindi a 6 pollici da qui, 6, 8, mentre il mio pugnale avrà dall'altro lato del campo, quindi 8, 8 qui e 6, 6 digitata, quindi questo è il posto e li metteremo, che è composto da 2 guerrieri, metteremo qui in imboscata, pronti ad aggredire la banda da guerra di Fra ogni qualvolta emergerà dal campo sul campo di battaglia. Ok. Grazie. I generi sono generici. Una volta che abbiamo schierato le nostre forze, dobbiamo tirare l'iniziativa. L'iniziativa è importante perché tireremo 6 dadi e utilizzeremo di 2 situazioni. I doppi e i tripli verranno messi da parte perché attiveranno delle abilità speciali della nostra armata,
e i dadi rimanenti costituiranno il numero sul numero di iniziativa. Giusto? Giusto. Allora, io ho un doppio, 3, 4 e ho 2 di iniziativa. Perché ho fatto un 6 e un 1, che quindi non sono doppi o tripli, e quindi potrò. Mentre Francesco cosa ha fatto? Danno. Ho fatto triplo 6. È un doppio. È un doppio, quindi ha fatto un triplo e un doppio. Il giocatore che ha vinto l'iniziativa sono io, quindi può scegliere cosa fare. All'inizio di ogni turno noi giocheremo 3 round di battaglia. All'inizio di ogni round viene dato ad ogni giocatore un punto comando aggiuntivo, un dado in più che possiamo utilizzare per implementare o i nostri tiri fatti sui doppi o sui tripli, o aggiungere ancora di più un punto sulla nostra iniziativa. A questo punto io ho già 2 punti di iniziativa, sono già in vantaggio. Il dado, vuoi utilizzarlo per avere un punto più di iniziativa e quindi obbligarmi a uno spareggio, o prenderti un altro triplo, avere 2 tripli, o avere un quadruplo? Lo conservo. Ok. Lo conserva. Ok. A questo punto mi sa che ti copierò, lo farò anch'io. Perché non si sa mai. Tutta sta manfrina alla fine mi copio. Ho capito. Non si sa mai. Ok. A questo punto tocca a me iniziare la mia prima attivazione. Io attiverò il mio Iron Golem. Lo faccio muovere di 4. Si attiva un modello per volta in maniera alternata. Lo faccio muovere di 4. Lo facciamo muovere di nuovo di altri 4. Scusate. Ok. Prego. Ok. Chi possiamo attivare? Così a occhio. Movimento del modello di 5. Qui mi stai facendo una grande linea di battaglia. Io nel dubbio penso che porterò alcuni miei modelli in avanti a supporto della mia linea di difesa. Quindi, anzi di attacco, perché sono attaccante in questo caso. Quindi questo bel modello si muove di 4. E 4 mi arriva qui. Seconda azione. Lo muoverò probabilmente di altri 4. Quindi posso arrivare fino a qui. Ok. Davanti alla porticina. Ok. Ok. Devo attivare io. A questo punto io muovo il mio War Leader. Attivo il mio War Leader, che muove di 4 anche lui. Lo porto qui di 4. E pronto, movimento di nuovo di 4, a aspettare l'ingresso della banda di Fra da questo lato del campo di battaglia. Orbene, io proseguirò con la stessa manovra anche da questo lato. Quindi anche questo, anzi questo modellino si muove ben di 5, quindi lo porteremo qui, e potendo muoversi di altri 5 lo porterò in avanti di qui. Ok. Possiamo usare lui. Lo faccio muovere di 4. Dopodiché uso l'abilità. Uso uno dei miei doppi e uso lanciare bolas. Scegli un guerriero nemico visibile entro 6 da questo guerriero, perché è lui che può utilizzarlo, e tira 2 dadi. Per un saldo di 4-5 assegna un punto danno a quel guerriero. Per ogni 6 assegna a quel guerriero un numero di punti danno pari al valore di questa abilità. Che era il numero di tiro di dado che ho utilizzato. Che era 4. Quindi a questo punto tiro 2 dadi e vediamo cosa succede. Faccio un 6, quindi gli assegno 4 punti danno, e un 4 e gli assegno 4, gli assegno un danno. Quindi gli assegno, 5 danni al guerriero. 5 punti danno. Dopodiché devo svolgere la mia seconda azione, giusto? Ti sei mosso e attaccato. No, mi sono mosso e ho attivato l'abilità e devo fare la mia seconda azione. Questo modello è equipaggiato con le bolas alla frusta rotante, che è agitata a 3. Misuriamo e ci accorgiamo che siamo a 3 di gittata, quindi posso attaccarlo. Tirerò 4 dadi con forza 4, però più 1
perché abbiamo il bonus dell'imprevisto di questo scenario. Quindi ho forza 5 contro la tua resistenza, che 3. È 3. Quindi ti ferirò al 3, 4, 5, 6. Per ogni punto, quindi per ogni colpo che andrà a segno, ti farò un danno. Se invece tirerò un 6, che attiverà la mia abilità di danno critico, ti farò 2 danni. Con inspiegabilmente misso con 3 colpi, e ti faccio solo un altro danno. Quindi muoverò questo di 4, perché si muove di 4, sì. E lo muoverò ancora. Controllo giusto una cosina. Ah, sei ingittata. Quindi a questo punto direi che ti attacco. Ok. Con la lancia, eccetera, eccetera, tiro solo 2 dadi. Uso quelli, giustamente, grazie, Umbe. Ok. Forza 4. Mm-hmm. Su resistenza. Resistenza con chi te la stai prendendo? Col bolas. Col bolas, che questo qua è resistenza 4. Quindi al 4. 4 e 5. Ok. Quanti danni fai? In questo caso ogni colpo sono 2 danni. 2 danni, quindi sono 4 danni. Dove l'hai messo il segnalino? Qua. Con il tesoro. Ah, ci sei sopra, infame! Maledetto! Non ci riuscirei. Solo ora ho visto che ci ha posizionato sopra un modello a coprirlo interamente. Allora io a questo punto attiverò lui e lo muovo di 4 e 4 di 8 pollici direttamente in questa direzione. Senza sfasciare lo scenico, per favore, che okay. Era bello intero. Perfetto, adesso non lo è più. Ok, prego. Scusate, mi alzo un attimino perché da seduto non vedo perfettamente. Mi basta arrivare entro un pollice con un modello per poterlo ingaggiare in porco a porco. Quindi in questo caso, ok, muoverò questo entro il pollice, che si muove di 5, un meno piccolo, quindi in realtà a 4 arrivava già in contatto, lo lascio comunque lì e ovviamente utilizzerò un attacco. Lui tira 3 dadi, attacco. Forza 3 su R4, dovrebbe essere R4, 5 in questo caso. E nulla di fatto. I dadi hanno detto che no. Non è il caso. Non è il caso. Vediamo un po' se riesco ad arrivare entro un pollice con i miei 4 pollici di movimento. Sì. Potrei portare in combattimento. Non so, con 4, se con 5 tocco anche quello lì. Potrei arrivare a combattere con quello lì. E provare a uccidere un pezzo a Fra. Provo ad attaccare il... Allora, muovo lui a 4, quindi sono entro un pollice da lui. Mm-hmm. Mi stai attaccando quello ferito? Sto attaccando quello ferito. Ok. Ma prima utilizzerò di nuovo la mia abilità. La stessa di prima, che possono usare tutti. Vediamo se c'è qualche abilità specifica del portatore di scudo. No. Io tirerò di nuovo 2 dadi, questa volta ho utilizzato un 3. Quindi tirerò di nuovo contro di lui, al 4, 5, 6 metterò dentro un colpo, altrimenti metterò dentro 3. 4, una ferita. Scusami, su questo qui, perdonami. Ok, quindi questo. Dopodiché attaccherò il modello già ferito. Ok. Allora, io tirerò 3 dadi. Quindi ha fatto un'azione di movimento, ha usato un'abilità e adesso utilizza la sua seconda azione. Ho forza 4 più 1 per la regola bonus, quindi 5. Contro resistenza. Questo mi fa venire in mente che io ti avevo scritto al 4. Poi tu hai tirato 1. 1, 2, 3, comunque non avrei fatto niente lo stesso, però non era il 5, era il 4. Su resistenza, in questo caso 3. 3. Su resistenza 3, quindi al 3, 4, 5, 6. Al 3 o più. Sperando di fare meglio di prima, infatti sono tre colpi che infliggono 2 danni l'uno. E lui aveva comunque 6 ferite, 7, 8 è morto, quindi lo rimuovo a questo punto. Lo rimuovo, il Korn è soddisfatto, primo sangue è alla banda degli Iron Golem, dopodiché il mio turno può terminare. Ok, attivo il mio modello, non misuro neanche perché muove di 8 pollici questo. Ma ci arrivi?
ci riesce a passare. Come funziona? Cioè, può passare da noi. Ok, arrivo e ti mangio. Ci puoi provare. Ci posso provare, certo che ci provo, ovviamente. Mi servirebbe un altro dado, prendo questo così non, non ti rompo le scatole. In questo caso forza 5 su resistenza 4, quindi al 3. Resistenza 4, 3. 2, 6, quindi vanno già... ok, quindi abbiamo... ho fatto un 2, quindi niente. 2, 6, quindi sono 5 danni, per 2 sono 10 danni. In più un 3, quindi un'altra ferita, 2, quindi sono 12 danni. 12 danni, salute, io ne ho 15. Sono sopravvissuto. Te ne restano 3. Me ne restano 3. Il mio nano non è male. Il mio nano prova ad attaccare il... allora, lo portiamo qui. Come azione di movimento e provo ad attaccarti. Con 4 dadi, anche lui, ho forza 4 dadi, a forza 5, R. Su quale stai? Sul cane. Cane, quasi un leone, meglio dire. Sul cucciolo. Resistenza 4. Resistenza 4, quindi al 3, 4, 5, 6. Sono tutti dentro, però peccato che non ho fatto nessun critico, quindi sono 4 ferite. Ne ha 20. Io a questo punto muoverei il mio soggiogatore che muove ben di 5 e intanto me lo porterei qui dietro. Potrei andare più avanti, ma mi basta lasciarlo qui. Attivo un'abilità. L'abilità con il mio bel doppio, in questo caso, ed è... soggiogatore, scegli un guerriero amico visibile con il simbolo unico bestia. Indovina chi c'era il simbolo unico bestia. Immagino il cagnolino. Entro 4 pollici da questo guerriero. Direi che ci siamo. Sì. Ok. Quel guerriero svolge un'azione attacco bonus. Ah. Quello che ti ha fatto 12 ferite prima ne fa un'altra. E quindi cerco i miei 4 dadini un'altra volta. Ovviamente attacco lo stesso modello ferito di prima. È un po' una minchiata in realtà, perché potrei prenderne uno che è sano e fargli tante ferite. Però mi diverto a uccidere il paesiello, quindi tant'è che spreco questo attacco extra solo per dargli fastidio. Disse prima di fare un milione di uno. Questo è vero, me la sono chiamata, quindi sarebbe anche onesto che succedesse così. Ma lo stiamo per scoprire, signori. Quindi, forza 5 su resistenza. 4. A 3. Vai. Quindi abbiamo questi bei 5, 4 dadoni che vanno a fare... già ti ho fatto 5 ferite. Dai, con il 6 piuttosto che, quindi diciamo che è già morto, lo puoi rimuovere. Ciao, possiamo grazie. Rimuovere. Ma aspetta, perché il mio modello di là ha ancora un'azione. E questa azione direi che può utilizzare la sua arma a distanza, che è una gittata di 4 pollici. Vediamo se c'è qualcuno entro 4 pollici. E guarda un po', c'è qualcuno. Ok. Che è entro 3 addirittura. Incredibile, signori, quasi che l'avessimo pianificato prima. Quindi attacca con la sua frusta, bisognerà vedere se adesso facendo il bullo i dadi mi sosterranno, perché giustamente poi la pagherò in altra maniera. Quindi sono 4 attacchi, ok, in questo caso a distanza, quindi non ho il bonus. No, del più. Ce l'hai, però è gittata 4, si applica solo a gittata 3 o inferiore. Ok, no, dico, in questo attacco non lo applico perché non è gittata 4. Perché tu hai gittata 4 come arma. Ok, quindi anche se entro gittata 4, quindi in realtà è gittata 3 il modello che devo aprire, l'attacco è una gittata di 4, quindi non beneficia di questo del bonus. Quindi tiro i miei 4 dadi, forza 4 su resistenza. Contro chi stai tirando? E quello più l'unico vicino. 4. 4, quindi dal 4, 5, al 4, 5, 6. Avevo visto un critico mai girato, scusate, un 6 mai girato, quindi sono 2 ferite che ti infliggono in questo caso solo 2 danni. Solo 2 danni. Solo 2 danni. 1, 2, 3. Ok. Su ho quanti? Girato su 15. 15, va bene. Ok. Adesso ovviamente tocca a te. Tocca a me. Allora, avendo mosso praticamente tutta la mia banda principale, vediamo, muovi i laterali, certo. Muoviamo i laterali e vediamo quello che possiamo fare. Scusate, mi alzo. Abbiamo i guerrieri umani piccolini. Muovono di ben 4, quindi farei... beh, 8 pollici. Andiamo di qua. E tocca a te. Io avendo finito i modelli, perché parte della mia banda ancora deve entrare, quindi entrerà al prossimo turno, il secondo, devo passare per forza di cose la mano. Ok, e un altro muove di 8 pollici e va ad arman forte al mio War Leader, mettendosi qua. A questo punto termina il nostro primo turno.
Io non ho usato, come avete visto, un triplo, quindi tendenzialmente va sprecato a questo punto. Mi rimane il dado invece conservato speciale per il prossimo spareggio. Quindi a questo turno noi ritiriamo i nostri 6 dadi, sposto questi per comodità. Ritiriamo. Io ho doppio 3, doppio 1, ho 2 doppi e 2 punti di iniziativa. Un triplo e un doppio. Ed ho 3 punti di iniziativa. Hai un punto di iniziativa. Un punto di iniziativa. Un punto di iniziativa. Io a questo punto, avendo perso una possibilità, io ho 2 punti di iniziativa, quindi mantengo ancora io il gioco. Io ne utilizzo uno per avere un quadruplo. Aspetta, questo era bello il quadruplo. E ne utilizzo un altro per avere un doppio. Ok, quindi non hai punti di iniziativa. Io invece potrei prendere anche un altro doppio, tanto Fra ha finito sui punteggi, mantenere comunque l'iniziativa e avere 3 doppi da poter utilizzare. Mi sento copiato anche questa volta. Devi schierare la tua banda, giusto? Devi schierare la parte. Quindi in un momento, adesso siamo nel secondo turno, in cui il nostro paesello è già in forte difficoltà, a me arrivano altri modelli in campo. In particolare il pugnale che gli pianterò tra le costole nel fianco, sempre che ovviamente facendo il bullo poi i dadi mi sostengano, perché sennò faccio invece la figura del coglione. Ok. Chi comincia? Ovviamente abbiamo pareggiato. Quindi avendo 2 punti lui, via, un punto. Quindi nel secondo turno comincia ancora lui. Comincio io a muovere per te. C'hai il tuo, per cortesia, non cominciare a rubarmi le cose. Anche io lo voglio. Caspita, ce l'hai? Allora, vediamo un po'. Allora, muovo lui di 3. Meno male che 4. È solo un modello per volta a turno. E calmo. E attivo la sua abilità. Cioè, attivo con doppio 5, attivo l'abilità che di prima sul suo guerriero. Seleziono un guerriero entro 6 pollici e tiro 2 dadi. Ogni 4, 5, 6 un danno, altrimenti per ogni 6 che faccio sono ben 5 danni. No, 5, 5 sono 2 danni sul tuo leader. Potrei avere per cortesia il segnalino? Ma certo, caro. Dopo ti devo ancora attaccare. Ti attacco a 3 pollici, tiro 3 dadi. Tiro 3 dadi, ho forza 3 più una 4 su resistenza. Resistenza in questo caso 4. Quindi a 4, 5, 6. 2 ferite. Quindi okay. Sono altri 2 danni che ti in totale 4, giusto? 4. Perfetto, a posto. Ok, tocca a te. Grazie. Prego. Quindi ti attacca a questo punto. 2 dadi, ne prendo 2 in prestito dal mio quadruplo, ti ricordo okay. Che poi sono lì, quindi vediamo il mio leone se mi darà ancora soddisfazione come prima. 4, forza 4, resistenza non netto? Resistenza netto 4. Quindi al 4, giusto? Forza 4, cioè sì. Di base o hai un più 1? Ah no, più 1 è 5, allora 5. 3, scusate, meno male. Ok, abbiamo 3 ferite. 3 ferite in normali. Questo caso ti fa 6 ferite in totale. 6 ferite in totale su 12 del mio rano. Ok, ti attacca di nuovo ovviamente. Vediamo se stavolta qualche 6 ce lo portiamo a casa. Ben 2. Vabbè, quindi ti faccio 10, 12, 14 ferite. Hai mangiato il nano. Hai mangiato il nano. Inspiegabilmente si è mangiato il nano. Molto bene. E a questo punto dobbiamo mettere in campo il golem. Capiamo cosa possiamo fare al golem. 9 di 4. È un po' vieni. Vado anche a picchiare il cane. Arrivo a un pollice dal cane e attivo il golem. Ho doppio 1 lanciare le bolas, non mi cambia. E quest'altro cosa c'ha? Ha solo questa prima, serve un triplo. Quindi no, non faremo nient'altro. A questo punto ti attacco. Il mio golem tira 2 dadi, salute, tira ben 2 dadi, ha forza 6, forza 7. Quindi direi a questo punto un 3. A 3. E fa 1 e 2. No, no,
Korn mi ha abbandonato. Ti sta punendo, Korn. No, Korn mi ha punito. Per la tua scioccheria ti sta punendo. Va bene, basta. Non ho altro da fare, vai. Ok. A questo punto... Direi che attivo il mio fustigatore. Vedendo che tu hai un modello entro 4 pollici da lui, ok, ti faccio l'attacco a distanza. Okay. Quindi tiro 4 dadi, forza 4 su resistenza. Resistenza 5. Quindi al 5 in questo caso. E riesco a farti, in questo caso sono due ferite. Due ferite e ho... No, scusami, una ferita. Non ho confuso la carta del modello. Una ferita. Avendo un'altra azione, rifaccio. In questo caso altre due ferite, quindi sono 4. Totale, tra due prime e due adesso 4. No, una prima e due adesso. 4. Scusami, mi sono confuso. E quindi attivo l'abilità, in questo caso, quindi attivo il leone. Che si trova, mi sembra, entro un pollice dello stesso modello. Sì. E quindi tiro i suoi 4 di attacchi al 5. Al 5 si tiro, sì. Quindi abbiamo un 6 e un 5. Sul golem? No, veramente era sull'altro. Ah, ok. Quindi no, forse non era il 5 allora. No, chi hai attaccato? Hai attaccato quello lì? L'ho ferito, okay. Sì. Prendi al 3. Al 3, quindi in realtà sono 5 più 4, quindi 9. Sono 9 su questo qui, sono 9, 9, 6 precise, 15. 15, ok. Facciamo così, muovo. Vediamo cosa succede, voglio provare ad attaccare il tuo leader. Muovo il 4. Attivo l'abilità col 3 delle bonus. Ok. E le tiro di nuovo addosso. Perché non ha anche l'abilità del leader, sì, sì. Giustamente. No, sono le abilità quelle generiche. Sì, faccio due ferite. Sempre sul leader. Sempre sul leader, dopodiché ti attacco. Quindi io vado 3-4, quindi vado a 6 ferite. Su? Su 15. No, su 20, scusa. Su 20. Ok, dopodiché ti attacco con 3 dadi. Ho forza 6. R. In questo caso resistenza è 4. 4. Prova ad attaccarti e... Ok. Ah, molto leggo bene. Un critico, tutti e tre dentro. Allora, il critico fa 5 danni, mentre gli altri ne fanno 2, quindi sono 4, sono 9 danni. 9 danni, ne avevo 6, quindi... 15. 15. E mi presti... questi? Sì. Attiverò un modellino che si muove di 5 pollici, quindi riesco a arrivare sul l'obiettivo. Lo potrei fare 4. Quindi sono a 5, muovo di 4, porto questo qui a un pollice dal tuo leader. Utilizzo le bolas per l'ultima volta. Sono due dadi, ma in questo caso è indifferente visto che farebbero in ogni caso un danno. Un'altra ferita. E che aggiungiamo? Dopodiché provo a picchiarlo. Quindi 1, 2 dadi o forza 4. Una resistenza di 4. Quindi al 4 un altro danno e fa un danno. Quindi utilizzo il mio quadruplo per scatenare la bestia. Sì. Ok. Che significa che fino alla fine del round di battaglia aggiungo metà del valore di questa abilità arrotondando per eccesso, quindi diventa 3. Ok. Alle caratteristiche di attacchi e forza delle azioni attacco svolte da questo guerriero che hanno una agitata di 3 o meno. Ok. Ok, quindi lui di base avrebbe 4 attacchi, più 3 va a 7. Perfetto, quindi sono 7 attacchi. Forza, lui avrebbe 4. Più 1 per lo scenario. Quindi 5, andrebbe a 8. Ok. Quindi ti prendo al 3. Qualsiasi cosa prendi al 3. Ok. E ho provato a farlo fuori. Al momento non faccio 6, faccio un sacco di 1, no, un 6. Un 6 ce l'abbiamo. E 2 colpi, quindi in totale al momento ti faccio 5, 6, 7, 8, 9 ferite. E su chi? Sul tuo leader, ovviamente. Sul leader, ok. Ovviamente un'altra azione, quindi ti faccio un altro attacco. Sperando stavolta di fare meglio, visto che ho fatto una caterva di 1. Non faccio 6, purtroppo, però... Ti faccio 2,
4, 6, 8 ferite. 8 ferite più 9. 9 di prima sono 17 ferite. E mia ultima azione. Vado ad attaccare lui. Tiro 3 dadi. No, tiro 2 dadi. A forza 4, R. Abbiamo una resistenza in questo caso di 4. Ok. Doppio asso. Direi niente. Quindi niente. Tocca a me. Tocca a te. Attivo questo bel guerriero qui con l'ascia, sempre contro il tuo leader. Questo guerriero con l'ascia ci fa ben 3 attacchi, sì, a forza 5. Su una resistenza di 4, direi un 3. Direi un 3. Quindi al 3. Uno soltanto e ti fa 2 ferite, ti porta a 19. Ovviamente avendo un'altra azione ci riprovo. Quell'ultimo punticino, chissà se ce la farà. Speriamo di no. Il tuo leader invece. Speriamo di sì. Sopravviverà. Vediamo. Direi di no. Non sopravvive. Muore. Avendogli fatto altri 3 colpi andati a segno, che equivalgono a 6 ferite, direi che schioppa male. Molto male questa cosa. Ok. Sta a te. Ma sta bene, non hai meno modelli. Perché qualcuno te li ha uccisi tutti fino adesso. Quindi il nostro, questi sono tutti e due sani, giusto? Sono tutti e due sani. L'unico che ha qualche ferita è il golem, sì, per il momento, molto bene. Quindi ti attaccherei, non so se quello con lo scudo resistenza ce l'hanno alla pari tutte e due. Tutti e due, 4. No, questo quello con lo scudo ne ha 5. Attacco quello senza. Quindi col mio piccolino, che fa solo 3 attacchi, ha una forza di 3, ma potenziata al 4 per il bonus, attacco quello con la frusta, che quindi mi basta, in questo caso direi un 3. Sì. Ok. 2 colpi a te segno, 2 ferite, perché ovviamente essendo il piccolino, grassi danni non ne fa. Ti attacco 4 dadi, abbiamo una forza in questo caso di 4, perché non beneficio del bonus perché l'arpione è un'arma a distanza, anche se in questo caso sei in un pollice, su una resistenza mi sa forse di 5 perché ha lo scudo. Oh, di 5, sì. Quindi mi serve in questo caso un 5. Un 5. Vediamo che succederà. Non faccio niente perché faccio 2, 3 e doppio 4, quindi provo con la prossima azione a vedere se magari mi va meglio. Stavolta direi che un 5 lo faccio, quindi qualcosa di meglio. Lo portiamo a casa e ti faccio comunque... No, in questo caso sono 2. 2 danni. 2 danni. 2 danni su un guerriero. 1 e 1. Ok, ho l'ultimo da attivare, quello con la spada seghettata, sì, dentata se volete. Prima di cominciare attivo l'ultimo doppio che ho, se no comunque lo perderei, per attivare Furia Selvaggia. Da un lato mi permette di avere uno in più alla caratteristica movimento, ma in questo caso non mi serve perché lo voglio fare, già si muove comunque lui di 4 e comunque al golem entro il pollice ci arriverebbe più o meno tranquillo, ok? In questo senso, scusa, l'ho posizionato male ma non vedevo dove lo stavo mettendo, ok? E non mi serve, però Furia Selvaggia mi permette anche di avere più uno agli attacchi per la prossima fase di attacco, avendo ancora un'azione ovviamente la prossima sarà quella di attacco. Lui attacca con 4 dadi, purtroppo ha una forza abbastanza scarsa di 3, okay, potenziata a 4, ma per resistenza 5. Però il golem comunque resistenza 5 mi servono comunque dei 5 per ferirlo. Ok. Si è spaventato di fronte al golem e fa 4-2. Quindi diciamo che se l'è proprio fatta sotto. Ah, scusa, avevo un dado in più, che mi ero dimenticato, appunto, uno che disse attacchi, quindi faceva 4 attacchi. No, l'avevo già aggiunto, come ho detto una minchiata. Ok. Quante ferite ha il piccolino questo qui? Il piccolino ne ha poche, in realtà soltanto 8. 8. Ok. Dobbiamo tirare il solito spareggio. Quindi abbiamo i nostri 6 dadoni per il terzo e ultimo turno. Io riprendo ancora un punto in più, Ok, tu l'avevi rimesso da parte, io lo guadagno ora. E tiriamo i nostri 6 dadoni. Allora, io ho doppio 2. Triplo 2. Doppio 3. Doppio 5. E un 6. E 2 punti di iniziativa. Ok. Io ho un solo punto di iniziativa. Quindi sei tu a dover spendere il tuo unico punto. Ok. Quindi, in questo caso, direi che... Ok, io devo spendere e farò un altro doppio. Anzi no, scusate. Farò un quadruplo, no? Non mi interessa neanche il quadruplo, sì. Scusate, è una scelta difficile, essendo l'ultimo turno, la strategia può cambiare in questo caso. Mi interessa fare un triplo?
No. Mi interessa un arpionare? Potrebbe interessarmi un arpionare, in questo senso sì. Potrebbe interessarmi l'arpionare. Potrebbe interessarmi, sì. Quindi per l'arpionare mi serve un triplo, che ho già in realtà. Niente, rimango con due doppi e un triplo. Due doppi e un triplo. Sì. Ok, io a questo punto utilizzo anch'io questo per farlo diventare un 3 e prendere un triplo. E questo farlo diventare un 5 e prendermi un altro doppio. Attivo lui. Lui chi? Lui. Attacca il tuo leader. Va bene. L'abilità la posso usare dopo, certo, va bene. Attiva, attacca il tuo leader con... Dov'è? Questo qua. Tre dadi. Uno. Prendo questi due qui in prestito. Tre dadi. Forza 4. R. 4. 4. Quindi, anche un critico. Critico tutti dentro. Sono 3, 4, 5 dadi. Direi che sono sufficienti per salutare il mio leader. Hai ancora un'azione. Attivo l'abilità. Su questo modello. Che abilità hai? Ho l'abilità del lanciare bolas. Scegli entro un quanto? Entro 6 da questo guerriero. Diciamo che c'è di sicuro. Ci sono sicuri. Sì, sì. Pollici, dovrebbe essere a 4 con 5 forse. 6 pollici ci sono sicuri. E gli lancio, uso quello dal 5. Okay. Al 4 gli lancio, dal 4 in su gli faccio una ferita, altrimenti gliene lancio e faccio 5. Ok. Se faccio critico. Faccio un critico, critico sono 5 danni. 5 danni. A disengaggiare, allora lì è inutile, non ci devo fare, non ci devo far arrivare gente, quindi niente, picchio lui, chiamo uno in combattimento, vediamo cosa mi fa più male. Faccio questo in combattimento, faccio solo due dadi, però sono a forza 4 e fanno da 1 a 3 danni. Faccio forza 4, R3 in questo caso, quindi al 3. Tutti e due e faccio un danno nuovo. A chi? A questo qua. Ok, quindi è nuovo, quindi ha due danni anche lui. Ok, tocca a te. Beh, prima che tu possa farmi del male al leoncino, direi che lo sfrutto per attaccare perché è un ottimo guerriero. Quindi ti attacco con 4 bei dadoni, prendo un attimo un doppio da qui. Ok. Questo è il leoncino. Il leoncino che al 4 ti attacca. Meno male, ti fa un totale 7 danni al golem. 7 danni al golem, quindi 7, 3, 10. Ok. E ti riattacca ancora. Lui adesso ne ha? Ne ha 20. Su 30, ok. 10 danni su 30. Quindi spendo il mio doppio, faccio un balzo. Scusa, ho preso un modello sbagliato e mi posiziono alle tue spalle tra i due modelli lì. Ok, questo rimane qui, questo rimane qui. Ok, e in questo caso non ho altre azioni. Tocca a te. Fra, io ti dico la faccio facile facile, utilizzo il bonus qui del golem, disingaggio e quindi mi muovo di 3, arrivo qua, termino 1, gli faccio 3 danni, tu muori. Mm-hmm. E io sono sopra l'obiettivo. Perché ti puoi muovere ancora? Sì, ti fa la seconda azione. Ok. Cioè, prendi l'obiettivo. Sono qua. Ok. Se mi fai 20 danni hai vinto, se no niente. Lo so. Infatti l'unica cosa che mi ha fregato in questo caso, perché poi giustamente adesso la partita non la posso vincere. È stato quel 5 che ti ho fatto adesso di sub bolas. Sì, su quella cosa lì. E un'altra cosa. Questo modello qui in realtà mi dà molto fastidio. E ho fatto male probabilmente a non disingaggiare quello prima, per un semplice fatto, questo ha l'abilità con l'arpione di poter trascinare un tuo modello. Quindi avrei potuto toglierti il golem e prenderlo poi. Avrei dovuto giocarlo prima dal leone. Eh sì. Amici, è andata così, quindi... Non riesce a fare 20 ferite al golem neanche se ci si mette di impegno. No, anche perché a livello di calcolo non ho abbastanza modelli per fargli 20 ferite anche se mi andasse tutto bene. E tutto il resto della mia banda può morire, quindi... La partita, per essere la prima partita, è stata molto interessante. Speriamo che anche voi ci raccontiate come vanno le vostre partite di Warcry. Per il resto, ci vediamo qui su Guida Galattica per Modellisti. Ciao!